Cari amici di Angoli, a tutti voi come sempre, come ogni sera, ben ritrovati. Grazie per essere qui con me alle 19 puntuali all'inizio di questo appuntamento imperdibile della sera, come faccio sempre. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta. Per restare sempre in contatto con la redazione, sapete bene, basta inviare una mail ad angoli@espansionetv.it. In questa prima parte del nostro appuntamento parleremo di un progetto. Non un progetto qualunque, anzi, qualche cosa di davvero, davvero speciale, quasi una sfida. Ce lo raccontano i protagonisti che sono qui questa sera con noi. Io sono molto felice di ritrovare Donatella Cervi. Ciao Donatella. Ciao Dolores, grazie. Sono molto felice perché quando tu arrivi qui c'è sempre un racconto speciale con un grande impegno e un grande significato. Non sei sola, insieme a te sono altrettanto felicissima di ospitare Claudio Soravia. Ciao Claudio e benvenuto. Ciao Dolores. Allora, queste due persone tra pochissimo ci racconteranno di qualche cosa, come ho detto, di davvero unico. C'è una clip, partiamo da lì. Non prendete sonno, ragazzi. George Bernard Shaw defined the climbers as excursionists who seem to have been surprised by the snow during a picnic in Connemara. Off-site excursions are never out of fashion. They have no time, no limit. And it is exactly the fact of believing in the absence of a limit that drives this group of Parkinsonian excursionists to set up a picnic on Everest, which will be the climax of a shared experience. Tutti insieme, obiettivo Everest! That will project them into a more conscious, less uncertain future, overcoming themselves as well as the discomfort and the effort of carrying Mr. Parky on a leash. When one pushes himself to the extreme limit, sometimes this limit recoils. Mamma mia, qualcosa di davvero incredibile, è vero? Sì. È vero, anche perché insomma questo picnic sul tetto del mondo ci sarà veramente. Un picnic sul tetto del mondo, sì. E come no? È il titolo. Da dove parte questa bellissima idea? Allora, innanzitutto è un documentario creativo. Ci tengo a dirlo, picnic sul tetto del mondo, perché è un viaggio umano che si vorrà realizzare nel breve. Andremo a ottobre, ma il viaggio è già partito sostanzialmente. I protagonisti sono dei parkinsoniani, sono dei caregiver, quindi persone che seguono comunque queste persone, amici, parenti, mogli, mariti, insomma così. E poi abbiamo un gruppo di tecnici che segue, che li sta preparando per fare questo trekking. Un trekking che andremo a fare, come ho detto, a ottobre. E un picnic sul tetto del mondo perché andremo a riprodurre una foto così come è stato, come l'abbiamo vista anche nella clip. Esattamente, perché l'anno prossimo ricorrerà i 100 anni dalla prima spedizione di Bernard che abbiamo sentito. Che abbiamo visto, esatto, certo, sì, certo. Sì, quindi sì. Davvero un progetto anche molto ambizioso che ti sposta da quello che è il tuo ambiente, non so se è naturale acqua. O preferito, sì. L'acqua, questa volta ti muovi verso la montagna. Sì, sì. Ma la cosa davvero importante, come hai spiegato molto bene e abbiamo potuto anche seguire nella clip leggendo i sottotitoli, appunto i protagonisti sono molto particolari. Uno di loro è proprio qui con noi, quindi torno da Claudio. Claudio, come hai saputo di questa iniziativa e di questo viaggio? Da 6 mesi circa frequento la palestra Millennium di Ponte Lambro, dove faccio rocksteady boxing con Tiberio Roda. E lì Donatella ha portato il suo progetto di questo picnic sul tetto del mondo e quindi io ho aderito per mettermi un po' alla prova. È una sfida che ti piace? Sì, mi piace, mi intimorisce un attimino perché indubbiamente il fisico non è più quello al 100% e quindi ho voglia di mettermi in gioco, insomma. Claudio, tu sei sempre stato uno sportivo, un appassionato di montagna? Da giovane sì, dopo col lavoro e la famiglia ho perso un pochettino il ritmo.
Quindi, insomma, non sei particolarmente preoccupato dal fatto di andare addirittura in un luogo così particolare o invece qualche timore ce l'hai? C'è qualche timore, però siamo appoggiati da un team di esperti che ci aiuteranno a sopportare tutte le varie difficoltà che ci saranno. Quindi poi è ben organizzato. Claudio, tra l'altro dicevi appunto che tu stai seguendo, ce lo raccontava anche Donatella, un percorso di formazione, insomma, di allenamento per poter affrontare questa sfida. Questo allenamento in che cosa consiste? Consiste nel regolare la respirazione, che è molto importante sia per noi parkinsoniani che anche per persone che vanno in quota normalmente. Per noi molto di più, perché il Parkinson tende a immobilizzarti, quindi anche la respirazione ne soffre. E abbiamo uno specialista che è Alberto Oro da Ferrara che ci segue per questo. Cosa pensi che, insomma, ti rimarrà da questa bella esperienza? Beh, sicuramente il fatto che siamo un gruppo, quindi il vivere questa esperienza assieme a altre persone affette dalla stessa malattia e che cercano di sviluppare un antidoto alla malattia. Senti, verrà scattata, come anche Donatella ci ha detto, questa foto, quando voi sarete là, che ricorda, che ripropone, insomma, quella sì, antica che abbiamo anche visto. Questa cosa ti dà emozione? Beh, sicuramente sì, perché 100 anni non sono pochi. Certo. E soprattutto vedere che siamo un pochettino malarmé anche noi, come 100 anni fa, questi escursionisti inglesi che facevano un picnic tranquillamente al campo base dell'Everest, riprodurlo sarà per noi un effetto forte. Molto, molto forte, sicuramente. Donatella, torno da te. Allora, quali sono gli step per poter arrivare a tutto questo? E quali sono stati, anche perché immagino l'organizzazione, insomma, non sia così semplice? Allora, dal punto di vista del film, in questo caso l'idea è partita ormai da un anno e mezzo, è partita da me, dall'incontro con una coppia, Paola Roncareggi e Tiberio Roda, che sono anche i titolari di Rocksteady Boxing, dove appunto Claudio sta apprendendo, è allievo, e dall'incontro con questo alpinista che seguirà appunto la spedizione. Questo incontro poi si è sedimentato e nell'arco di un anno si è creata appunto questa situazione, questa storia. Il progetto ha preso poi corpo 6 mesi fa, quando un produttore si è avvicinato, è piaciuta molto l'idea, e quindi noi abbiamo presentato insieme a Gagarin, che è il produttore, io Media Creative, e con Cinzia Masottina, che è una sceneggiatrice, abbiamo presentato un progetto al MIBAC per avere la produzione. Quindi l'intento è quello di andare a documentare tutto questo loro percorso, che sta già avvenendo sostanzialmente, di preparazione, non solamente in loco, quindi qui nella zona, perché i 4 protagonisti, che sono 4 parkinsoniani, li vorrei ricordare, sono Claudio, che è qui con noi. Abbiamo Tiberio Roda, poi abbiamo Stefano Ghidotti, che è un triatleta, e Alberto Gaffuri. Poi ci sono altri personaggi che, appunto, come avevamo detto, sono i caregiver, ma questa cosa può essere ampliata, nel senso che possono aderire anche altre persone. Il progetto è comunque su di loro, perché noi andremo a creare un mood e un'intimità anche nel loro percorso. Quando poi arriveremo vicino al trekking, e quindi faremo questo trekking, sarà un discorso che seguirà un instant movie, nel senso che quello che succederà noi lo documenteremo in maniera molto puntuale. Donatella, stiamo purtroppo quasi per arrivare ai saluti. Abbiamo ancora, come sempre, come molto sempre, veloce. Infatti. Ma detto questo, tu che ovviamente in questo contesto sarai anche regista, che taglio vorrai dare al racconto? Il taglio è sicuramente molto umano e molto personale. Poi nel contesto, ovviamente, perché
come ho sempre fatto, comunque si cerca di mettere in luce quelle che sono appunto le peculiarità di questa malattia, ma soprattutto loro, i protagonisti, come si sentiranno anche ad affrontare questa sfida che è l'Everest dentro di noi, in tutti noi fondamentalmente. E poi ci saranno comunque dei tagli molto spettacolari, ce lo auguriamo là, ripresi con chiaramente delle attrezzature particolari come dei droni o quant'altro. Che consentiranno davvero di attirare l'attenzione di un luogo veramente incredibile. Ecco. Certamente. Quindi, l'ultima domanda che voglio porre a Claudio prima di salutarlo. Che cosa rappresenta per te l'Everest comunque? Come ha detto anche Donatella, ogni giorno c'è un Everest per noi parkinsoniani e cerchiamo di affrontarlo al meglio. E poi invece l'Everest, questa impresa, è il portarsi al limite del proprio organismo e vedere come affrontare questa meravigliosa opportunità. Bene, davvero una grande opportunità che io mi auguro, Donatella, insieme a Claudio, insieme anche agli altri, vorrete poi tornare qui ad Angoli a raccontare, insomma, a condividere in tutte le fortissime emozioni. Io saluto e ringrazio Donatella Cervi, Claudio Sarabia, che si dice in bocca al lupo, buon viaggio, buon non viaggio. Lo so quello che sarà, ma di sicuro ci ritroveremo qui per raccontarlo. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie anche a voi, rimanete lì perché come sempre io tra pochissimo torno.